Buonasera al presidente Tarantino dello Sporting Catanzaro Lido. Salve, buonasera a voi. Grazie per essere con noi. Presidente, stasera la voce è squillante, arrivano 3 punti contro il Roccella e si aggancia anche la Virtus Rosarno. Insomma, serviva. Assolutamente sì, le vittorie fanno sempre bene. Speriamo che questa volta possiamo dare continuità a differenza magari dell'ultima vittoria che poi abbiamo chiuso con un pareggio. Tanto sto andando un po' a memoria, ma avete ritrovato anche Giglio, che quest'anno diciamo ancora non aveva ingranato come aveva fatto lo scorso anno, per esempio. Sì, Davide purtroppo nelle prime giornate è stato assente perché aveva dei problemi muscolari e quindi non è stato utilizzato nelle prime 4 partite, o quantomeno ha giocato a spezzoni. Quindi ecco, oggi questi 2 gol che confermano intanto che non ha perso evidentemente la mira, e soprattutto anche per lui magari moralmente è un passetto in avanti. Sì, assolutamente sì. Davide, voglio dire, quello che sa fare meglio è fare gol, quindi oggi lo ha dimostrato. Per lui ritornare a fare gol è sempre importante, sia per le prestazioni personali, ma soprattutto poi quando viene fuori una vittoria è sempre bello. Una vittoria che serve non solo a lavorare meglio, ma a prepararsi a questo derby, perché si giocherà contro il Caraffa la prossima settimana. Sì, 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 diciamo che per noi ogni partita è uguale alle altre, anche questa sarà la stessa cosa, quindi noi abbiamo bisogno di fare punti perché dobbiamo in questo momento toglierci da quelle posizioni basse di classifica e quindi dobbiamo preparare ogni partita a prescindere da quello che da chi sarà l'avversario, insomma. Bene presidente, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ringraziamo il presidente Tarantino.